Signori, benvenuti, bentornati in un nuovissimo video qui su One Piece Pirate Warriors 4 con il DLC 2, personaggi aggiuntivi, dovrebbe essere, sì, il 2, no, in realtà è il terzo, perché poi è uscito, sì, dovrebbe essere il terzo questo DLC, sì, perché sono usciti tre personaggi a botta, sì, è il terzo, e me sono perso, non vi preoccupate. Abbiamo Rayleigh, primo ufficiale dei pirati di Roger. Quindi, naturalmente, Rayleigh in giovane età, prima di andare in pensione, che anche in pensione probabilmente è più forte pure di quanto era giovane. E abbiamo la sua versione giovane, quindi lo andiamo a testare. È di tipo tecnico, che di tipo tecnico mi sembra esatto, era Uta. Non mi fanno impazzire a me i tipi tecnici, io preferisco i velocisti assolutamente tutta la vita, però vediamo un pochettino come l'hanno fatto e vediamo se è sbroccato. Tidai wa warera no mono da. Ok, signori, leggiamoci come sempre le 8 special che un personaggio ha. Allora abbiamo Medirò nella situazione. Gera un'onda d'urto in avanti che esplode alla fine. Percepisci fortemente lo spirito dei nemici. Schiva le cannonate in arrivo e manda in aria i nemici prima di scatenare un potente fendente di spada verticale. Ok, questa è particolare da vedere. Fatevi divertire. Esplosione a massima potenza. Gli attacchi sui nemici presi di mira sono amplificati. Ok, fa più danno. Cioè, molto traduzione molto semplice. Ne farò buon uso. La cocaina spara una serie di proiettili dalle dita. Ah, ok, quindi fa tipo così. Quando ti punta il ferro col dito, ti punta veramente il ferro. Poi abbiamo, cioè, forza nel non dubitare mai. Effettua una serie di fendenti mentre scatta. Il potere di intimorire il nemico. Fa piazza pulita dei nemici circostanti in una potente esplosione ambizione. Beh, questa è la solita ambizione. Non superate questa linea. Disegna un cerchio per terra e scatena un'onda d'urto. Tipo cerchi nel grano. Non dirlo. Per un breve periodo effettuano un contrattacco usando l'ambizione accumulata nell'abbraccio per subire un attacco nemico. Che è una sorta di Goku Ultra Istinto, tipo. Ma è una figata sta roba. Questa è la sorta di sua trasformazione, diciamo. E poi il resto le abbiamo già viste. Wow. Sto qua, sono curioso di provarlo, sincero. Potrebbe essere la rivelazione dei tre personaggi. Anche meglio di Gold Roger, probabilmente. Signori, andiamo. Vediamo un po', sono curioso. Allora, questo intanto è Rayleigh. Vedete, molto figo, molto maestoso, no? C'ha pure la mano sopra la cosa della spada qua per metterla dietro. Figo. Il personaggio sta... è piccolino perché giustamente non è un gigante, ma... molto fiero. Allora, questa è la sua posa. Si è tolto gli occhiali. Figata. Ah, si fa pure il trinchettino, se beve. Si rimette gli occhiali. Se rifai il drinkettino, è una memata assurda, ok. Allora abbiamo la fulcone. Questo intanto è lo scatto. Solito scatto, nulla di più, nulla di meno. Questo è scatto più salto. Ah, scatto più salto fa già dei fendenti in aria. Scatto più salto fa questo fendente in aria, ok. Poi abbiamo triangolo mantenuto. Un colpo spadato di Haki che non cambia, ok. Se faccio senza mantenere premuto è identico praticamente. Poi abbiamo full quadrato. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, fa delle spade normalissime, senza haki, senza nulla. Proviamo a rifare, può darsi che cambia qualcosa. No, è una spendente normale. Facciamo un quadrato e poi tutti triangolo. Ok, fa un fendente e poi dà un calcione. Rivediamo. Tranquillo. Poi abbiamo 1, 2 e poi triangolo. Ok, questa è già un pochettino più tecnica, no? Perché lui il personaggio è tecnico. Due quadrati e poi triangolo. Mette questa mano così, ti dice state fermo. Te blocca con l'haki. Vedi, te blocca e poi te fa questi fendenti. Però mette uno strano effetto sui nemici, che non so cosa sia. Sono tipo rincoglioniti adesso, non lo so. Mette questo strano effetto addosso, questa alone addosso, boh. Non so cosa, che effetto sia. Poi abbiamo 1, 2, 3. Ok, fa uno scatto in avanti. Ok, diventa invisibile, tipo 1, 2, 3. Scatto in avanti. Poi fa questa qua che è talmente veloce che non si vede. E poi fa un fendente finale. Ok, rivediamo. Vedi, dasha che poi si può anche direzionare, come avete visto. Potete spostarlo nel frattempo. E poi questo fendente. Ok, simpatico, carino, bello da vedere. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4. Ok, lettamente. Wow. Erano dei fendenti. 1, 2, 3, 4. Fa questi fendenti un po' da tutte le parti. E poi fa questa tacqua d'aria. Carino, bello, bello, bello.
Ok, andiamo, avanziamo. Adesso dovrei vedere gli attacchi in aria. Quindi facciamo full quadrato. Ok, lui si avvicina pian piano da quando sta in aria. Si avvicina. Ah no, letteralmente fa un fendente in aria. Pensavo si avvicinasse, era la prospettiva. Come vedete, e fa questo colpo per terra. Ok, poi facciamo X e full triangolo. Fa questo salto in basso, va bene. Facciamo quadrato triangolo. Wow, dei fendenti alchizzati. Uno, due, triangolo. Ok, lui c'ha più combo in aria, ok. Ci sta, ci sta. Andiamo di qua. Ma fa tutta la cazzina di Big Mom, tutto quello che vuoi. Ok, lui ha molte più combinate perché giustamente essendo un tecnico è più tecnico da usare. Questa è bruttissima questa. Facciamo 1, 2, 3. Wow, era un tornado con dei fendenti achizzati. Perfetto. 1, 2, 3, 4. C'ha un sacco di combinare a sto personaggio. C'ha solo combinare tipo 1, 2, 3, 4, 5. E basta, ok. Quindi 4 in aria. Letteralmente come le combo ce l'ha per base. Con quadrato triangolo ce l'ha anche in aria. C'ha altre combo. Figo. Figo da vedere, ok. Quindi mo sciottiamo un attimo questi e poi andiamo contro il boss. La cosa comunque è fortissima. Che fa un colpo e poi danneggia comunque pure quelli che gli stanno attorno. Calcione. 1, 2. Questa è quella più... Che cazzo, ti mette la mano davanti? No, state fermo. 1, 2, 3. E poi questa credo è quella... Questa no, è quella là da 4 quadrati che è più forte. Mi aprite? Grazie. Va bene, Big Mama che non c'ha niente da fare, quindi ci rompi quello. Questa secondo me è 1, 2, 3, 4. Questa secondo me è quella più forte. Che fa pure l'attacco away. Naturalmente non ha una zona chissà quanto ampia la prima hit. Poi naturalmente l'attacco a zona prende abbastanza. Allora vediamo un attimo. Pugno. Ah, questa è l'ambizione, vabbè. Sarà tranquillissima ambizione. Mi pare che ha alzato il braccio tipo fascista. Ok, tutto quello che vuole. Poi abbiamo quest'altra. Questo, ah, è un fendente di spada. Figo. Lancia un fendente. Poi quando colpisce fa tutti i piccoli fendenti, no? Simpatico come cosa. E poi abbiamo la ulti. Ah, schiva i colpi di cannone e poi lancia un fendente. Carino. Carino, divertente sta cosa. Figo, figo. E qua abbiamo l'ambizione. Ok, lui letteralmente fa l'ambizione e poi lancia dei colpi di pistola, diciamo, di fucile dalle dita. Ok. Però, figo, diciamo che è divertente da vedere, ecco. Molto figo, ma pure il personaggio di per sé. C'ha Lucky che, secondo me... Vabbè, oddio, Gold di Roger, sì, letteralmente è Haki puro quel personaggio. Cioè, letteralmente c'ha tutti gli attacchi con l'Haki. Forse a livello di potenza, sicuramente è meglio Gold di Roger, anche a livello visivo con l'Haki. Però lui, il fatto che puoi fare più combo anche a livello aereo, cioè più combo con l'Haki, mix Haki con la sua spada, figo. Figo questo, vedi, fa questo colpo e poi lancia... Ma non si è visto perché stava la parata di cosa. Ah, ecco, non so se... Eccolo qua, quei colpi azzurri che c'erano attorno a Big Mama erano i fendenti che aveva fatto la skill. Un altro po' di Haki, poi spariamo. Ovviamente abbastanza memistico come skill, però divertente. Vediamo un attimo l'esplosione a massima potenza. Ok, abbiamo un'aura violacea. Cosa cambia? Ok, a parte più veloce a combattere, letteralmente l'esplosione a massima potenza più triste della storia. Quelli che c'hanno veramente basic i personaggi. Ecco qua, questo è il colpo che vi dicevo. Nulla di particolare. E letteralmente c'ha lo stesso muso, è solo che è più veloce ad attaccare e fa più danno. Proprio tranquillo. Però voglio vedere l'altra skill, quella là che sembra figa, che tipo, se vi dite colpiti countera, non ho capito. Ma qua non posso schifare, va giusto. Sembra figa quella cosa. Leon Lin. Allora, qui abbiamo mio fratello Kaido che gli rompremo il culo. Purtroppo non ce l'ho maxato il personaggio, quindi amen. Un po' di Haki per toglierci un po' i minion di mezzo. Colpo dai 3000 fendenti. Lo stiamo colpendo, questo è importante. Una bella dodge di cazzo. Che poi probabilmente potrebbe essere anche lore. Tipo quelle palle di cannone lanciate carp. Per ride. Comunque molto figo. Per me sono più belle le combo in volo che quelle per terra, probabilmente.
Cioè, tornado in tu colpi di Aki, figo. Perché sono molto basic, però sono belle da vedere. Grande colpo. No, ma ha missato i fendenti. No, fratello. 3, 4, 5. No, non va oltre. Però vedete, gli metto questa cosa attorno. Che non so, se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Che debuff è? Perché sarà un debuff, credo. Non credo che gli vada a buffare. Vuoi morire, Kaido? Che dici? Oh, voleva. È una memata assurda sta roba. Perché l'abbiamo sconfitto. Andiamo a vedere le altre skill. Ok, ho risettato adesso le nuove skill. Vado qui, shottiamo perché Rayleigh il boss finale. Danno no sense. E ci vediamo un attimo ste skill benedette. Pam! Bello. Bello da giocare, che poi è un tecnico ma sembra un velocista. È veramente veloce nelle skill. Fium. Poi in volo c'ha veramente belle combo. C'ha ste spadate in volo, sono proprio belle da vedere. Ok, shottati tutti. Io ne manca. E te pareva che mancava quello dietro. Vabbè, ci possiamo un attimo. Mi faccio un attimo questo e ci dirigiamo direttamente nell'altra zona. Così ci vediamo le skill con calma. Che qua già l'ho shottati praticamente. Ok, allora vediamo un attimo. Abbiamo questa skill. Wow, figo! Fa il cerchio, quello che metteva la spada al cerchio, tipo. E poi fa i fulmini di Aki. Figo! Poi abbiamo quest'altra. Ah, questa è letteralmente... non mi viene il nome. L'ambizione, non mi veniva il nome, sincero. Mi è venuto il lapsus, l'avevo letto letteralmente 2 secondi fa. Vabbè, qua fa un po' male. Adesso vorrei vedere il fatto che quando vengo attaccato, tipo, non ho capito, counter, annullifica, ero un attimo curioso. Qui spawn a Big Mom. Vorrei essere hittato da Big Mom, sincero. Possiamo vedere anche dei minion, eh. Non so se è tipo una stasi che tu non ti puoi muovere e appena ti colpiscono succede qualcosa. Ok, abbiamo il capo samurai. Vediamoci la ulti sul capo samurai. Ok, letteralmente una delle... Preferisco quella là della palla di cannone come skill. Queste letteralmente sono defendenti, punto. Non fa altro quel personaggio. Perché da, fanno un male cane, perché comunque sono un fottuto di fendenti, quindi tutti che hit. Poi una ulti, giustamente. Però se devo vedere a livello di animazione, meglio quella della palla di cannone. Lui che evita la palla di cannone e poi colpisce, è bellissimo. Ma che sono queste spade in volo? Molto più bella quella, è molto più curata, no? C'è stata un'idea almeno dietro. Qua letteralmente sono dei fendenti con un po' di Aki attorno. Amen. Allora, testiamo un attimo sta cosa. Se Big Mama vuole scendere, grazie. Signora Big Mama, che si fa? What? Gli ho tolto tutto lo scudo! Perché mi ha colpito, se voi non so se l'avete visto, è che Big Mama è gigante. Lui ha fatto tipo col dito così, l'ha toccata tipo, e gli ha tolto tutto lo scudo. Fortissimo! Giustamente è che lo scudo su sto gioco è la cosa più sbroccata che ci sia, perché ti permette di tankare i colpi, ti permette di romperti il cazzo. Se io lo faccio con... Se posso fare, il problema è che è gigante. Vede, ah, tipo adesso ho quest'aura attorno bianca, non so se notate. Che appena vengo colpito, credo. Vediamo. Non mi si attiva o cosa? Ah, come vedete, infatti stavo fermo. Avevo quest'aura attorno bianca. Che appena Big Mom mi ha colpito, giustamente è partito il counter. Che gli ha tolto tutto lo scudo. Ma è fortissima sta cosa. Peccato che non ha un'animazione figo, che ne so, ti zoomava sul personaggio, qualcosa più cinematografico, no? Però a livello di utilità in game è fortissima sta roba. Per velocizzarti lo shot dei boss. Però noi qua vogliamo la scenografia, no? Dello shot dei boss ci sono altri personaggi pure, quindi non ci interessa. Però, ripeto, come personaggio sicuramente è quello più... caratterizzato, come vogliamo dire, più studiato tra tutti gli altri due, no? Alla fin fine Garp mena di pugni, Gol di Roger giustamente c'ha l'Aki, quindi più di tanto non va a fa. Se io infatti mo tipo faccio sta cosa dalla distanza, no? Faccio questa. Poi vedete, c'ho quest'aura bianca attorno che appena vengo colpito parte il counter. L'ho appena fatto, come vedete infatti gli ha tolto tutto lo scudo. Peccato, ripeto, non è un'animazione dedicata, però forte, veramente forte sta cosa. Facciamo pure la ulti, adesso la vediamo un po' meglio, perché prima era un po' nello stretto. Come ho detto, sono dei fendenti misti a spadata e Aki.
Però ragazzi, nel complesso il personaggio è forte e anche bello da vedere, assolutamente. Lady giovane così, figo. Signori, io vi saluto, vi ho registrato anche l'ultimo video per quanto riguarda questo nuovo DLC, sperando che o uscirà un nuovo gioco o altri DLC, perché a me comunque il gioco piace. I personaggi comunque sono carini, anche se però devo dire, se devono far uscire personaggi che, ok che sono hype, tra virgolette, nel senso che sono belli da giocare, no? Però se devono metterci moveset riciclati, barra skill che di personaggi che già hanno utilizzato prima... Io comunque spendere soldi per dei personaggi che già ho in game o comunque sono riciclate da vecchie animazioni preferisco anche evitare, no? Quindi speriamo che possa uscire a sto punto One Piece Pirate Warriors 5, sincero. Perché altri DLC su Pirate Warriors 4 dove non gira manco a 60 fps mi fa storcere un po' il naso. Però noi dobbiamo starci, purtroppo Bandai comanda, non comandiamo noi. Speriamo che possa uscire sto Pirate Warriors 5, ce lo godiamo tutti insieme su Next Gen, e 60 fps belli fissi, belli solidi, cazzine nuove, perché giustamente poi la storia andrà avanti oltre Pirate Warriors 4 con Kaido, quindi finirà Kaido, e probabilmente ci sarà anche il nuovo arco di del dottore là, del professore, oggi sì, ho i voti di memoria, beh, perdonatemi, e ci siamo capiti, quindi probabilmente avremo anche quell'arco narrativo. Signore, speriamo in un futuro Pirate Warriors 5 oppure in DLC con dei personaggi che meritano di essere presi. Io vi saluto, grazie mille come sempre per aver supportato questi video, per aver visto come sempre i video dei DLC e anche l'intera serie che potete recuperare qui sul canale YouTube se non avete visto. Io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.